Oggi parliamo di due casi particolari. Il primo si tratta dell'arresto cardiaco e la ricerca del defibrillatore nel tribunale di Lecce, e il secondo è quello dove Attilio è stato salvato grazie all'intervento di un operatore con il massaggio cardiaco e la defibrillazione precoce in palestra. Allora, è chiaro che nei luoghi dove è presente un defibrillatore deve essere sempre presente qualcuno che lo sappia utilizzare, quindi ci vorrebbero e ci vogliono anzi dei protocolli per cui si sanno le persone che sono addette all'uso del defibrillatore e al primo soccorso e che devono essere sempre presenti nella struttura nell'orario in cui sono presenti appunto le persone a lavorare oppure ospiti. Parliamo del caso del Tribunale di Lecce nel 2016, dove un uomo di 45 anni che lavorava nel tribunale è stato colpito dal resto cardiaco. Ovviamente si è visto subito il livello di organizzazione carente, in quanto c'era un defibrillatore nella struttura, ma nessuno sapeva né dove era posizionato né chi era preposto ad utilizzarlo, quindi chi ha effettuato i corsi di primo soccorso. Grazie a un collega che si ricordò il corso fatto anni addietro, ha cominciato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare sulla persona che era in arresto e ha avvertito subito i soccorritori del 118. Si è visto poi un altro problema. Il signore di 45 anni che si è sentito male si trovava al sesto piano e la struttura del tribunale non aveva l'ascensore interno. Quindi i soccorritori del 118, quando sono arrivati, hanno dovuto fare 6 piani a piedi, non riuscendo a portare la barella, ma solo il telo per trasportare il paziente. Dopodiché i sanitari sono riusciti fortunatamente a rianimare la persona con il defibrillatore dell'ambulanza, però una volta rianimato è stato portato subito al pronto soccorso e quindi fatti gli accertamenti del caso. I sindacati lamentarono da tempo queste carenze di sicurezza e dell'ascensore esterno e quello che fa più pensare però è il perché non si fa una lotta per la prevenzione e per l'organizzazione del primo soccorso. Sono passati quasi 2 anni da quell'evento e siamo sicuri che tutte le strutture siano adesso equipaggiate e addestrate al primo soccorso? Noi della CSE spingiamo moltissimo per l'organizzazione delle strutture per quanto riguarda il primo soccorso. Oltre a spiegare come viene svolta, siamo anche disposti a fare delle simulazioni, quella che facciamo ogni anno a Latina, a una scuola di Latina, dove insieme alla scuola coordiniamo la simulazione di soccorsi dall'aula dove il bambino si sente male fino all'arrivo del 118. Infatti c'è tutta una procedura che devono effettuare sia gli altri bambini, la maestra della classe, il bidello dello stesso collaboratore scolastico dello stesso piano. Se l'edificio è in più piani, la segreteria e uno dei compiti della scuola è quello di far trovare un collaboratore scolastico, un maestro o una maestra fuori al cancello principale dove guiderà poi i soccorritori del 118 fino all'aula dove è sentito male. Così si ottimizzano i soccorsi e si diminuisce il tempo di arrivo appunto del 118 e la probabilità di salvare il paziente aumentano. Attilio salvato nella palestra dopo un malore. Ci troviamo a Manfredonia. Una precoce rianimazione cardiopulmonare fatta da un soccorritore, un OS, Matteo Borgia del Corpo Militare della Croce Rossa, che si trovava con lui in palestra, lo ha praticamente salvato. Questo signore di 45 anni si sentì male mentre correva sul tapirolan e cadde a terra in arresto cardiocircolatorio. Matteo Borgia, oltre ad effettuare la rianimazione cardiopulmonare, utilizzò anche il defibrillatore della palestra. Riuscì quindi poi a rianimarlo grazie all'uso del DAE precocemente. E questo dimostra quanto è importante la diffusione delle manovre di primo soccorso e dell'addestramento e della diffusione dei defibrillatori nei luoghi, appunto, sia di sforzo fisico come le palestre, ma anche dove c'è molta affluenza. Ora Attilio, dopo vari interventi e 5 bypass, sta bene, però è vivo grazie a questo soccorritore. E Attilio ha dichiarato questo: sono oggi vivo grazie al merito di chi ha saputo soccorrermi e soprattutto del defibrillatore presente nella struttura, ha dichiarato il 45enne. Questo era tutto per oggi, grazie per averci seguiti, ci vediamo al prossimo venerdì con delle sorprese e dei cambiamenti. Come avete visto, il nome CSE è cambiato in CSE Formazione perché così siamo più visibili e più facili da trovare sul web, ma siamo sempre noi e non cambieremo. Vi lascio alcuni video da vedere, buon proseguimento!
Grazie.